ASL e Moscati declinano l'invito del sindaco di Solofra a partecipare al Consiglio Comunale straordinario convocato per domani per trattare del futuro del pronto soccorso dell'ospedale Landolfi. Non si placano dunque le polemiche, nonostante il primo cittadino assicuri che il fronte dei sindaci sia compatto. Ma Pizzuti e Morgante non ci saranno, poiché, si legge nelle risposte inviate a Vignola, a entrambi sono attribuiti compiti di assistenza che non consentono di offrire un adeguato contributo alla discussione politica. Intanto i solofrani restano piuttosto pessimisti sulla sopravvivenza del presidio sanitario. I giochi già sono stati fatti. È un fiore all'occhiello, togliamo anche quest'altro fiore, che facciamo? Molte persone vengono anche da Avellino, perché il pronto soccorso di Avellino nell'ospedale pare che a volte non dà tanto, la gente rimane nelle corsie per ore e ore e ore. Ramo che chiuso. Quelle sono strategie politiche che fanno loro, i politici fanno le strategie a porte chiuse. Sono concordi sulla necessità di salvaguardare il Landolfi con la riattivazione del pronto soccorso i rappresentanti sindacali dei settori chimico e tessile che seguono il comparto della concia. Ci sono 150 aziende, 3.000 lavoratori, c'è tutto l'indotto, quindi è importantissimo che resti il presidio e come da anni stiamo dicendo e ultimamente anche in una piattaforma abbiamo incontrato l'università proprio con le facoltà di medicina del lavoro. Sono tutti disponibili perché capiscono l'importanza di stare a Solofra e quindi aprire un polo di eccellenza di medicina del lavoro e poi tutto quello che comporta. Pensare di avere una medicina del lavoro con una branca dell'università che può essere, come dire, fissa in quell'ospedale, può essere anche da monitoraggio per quanto riguarda l'ambiente.